Buon pomeriggio, bentornati a Siamo Noi di nuovo, di corsa nei rifugi a cercare riparo nelle stazioni della metro. Ieri, su decisione di Vladimir Putin, una pioggia di fuoco, di missili, si è abbattuta su una decina di regioni dell'Ucraina, soprattutto su Kiev, sulla capitale, seminando terrore perfino a pochi chilometri dal palazzo presidenziale. Allora, che cosa sta succedendo? E perché ci sembra più fitta la notte e più lontana la pace? Cercheremo di capirlo e cercheremo di capirlo con il nostro ospite che è collegato con noi e che sono felice di ritrovarlo, esperto conoscitore di fatti internazionali, il collega Toni Capuozzo. Toni, bentornato a Siamo Noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora Toni, ci fai capire come leggi quello che sta accadendo? Che cosa adesso dobbiamo aspettarci? Beh, intanto è piuttosto chiaro, purtroppo, che si è trattato di una risposta a quell'attentato al ponte che unisce la Russia alla Crimea ed è stata una risposta di rabbia, vendicativa, tesa a intimorire. Il messaggio è: non permettetevi più di colpirci nelle retrovie. No? È ovvio che si tratta di un messaggio squilibrato, perché la Russia sta colpendo dentro il territorio nazionale dell'Ucraina e non tollera di essere colpita nel proprio territorio nazionale. Nello stesso tempo io credo però che dobbiamo anche considerare quello che sta avvenendo nelle giuste dimensioni. Anche una sola vittima civile sarebbe stata di troppo. Per fortuna il bilancio non è terrificante come presagire il numero di esplosioni. Siamo a 14 morti e quasi 40. Ho difficoltà, Toni, con il tuo audio. Proviamo a vedere se riusciamo ad aggiustarlo. Allora, io mentre tu lo sistemi cerco anche di ricordare, di sottolineare quello che si sta dicendo in queste ore, in questi minuti. Si parla moltissimo della possibilità, e qui abbiamo lo sguardo rivolto a Occidente, di un incontro Biden-Putin, che fin qui sembrava impossibile. Allora io chiedo a Toni che cosa ne pensa, così vediamo anche se funziona nuovamente l'audio, così come Toni ti chiedo anche di spostare lo sguardo a Oriente e dirci che cosa possiamo aspettarci, magari il tentativo di spingere Putin a più miti consigli da parte dell'alleato Xi Jinping, dunque, da parte della Cina. Teniamo lo sguardo in queste due direzioni. Io spero che mi sentiate bene, sono piuttosto sicuro che la Cina in questo momento stia esercitando un ruolo di moderazione nei confronti di Putin. Era già emerso al vertice di Samarcanda qualche settimana fa, quando Putin era stato costretto a parlare delle preoccupazioni della Cina e a fornire qualche rassicurazione in merito. Quanto all'incontro diretto Biden-Putin, è solo da dire che sarebbe ora che qualcuno forzasse i tempi di una mediazione, di un compromesso, naturalmente difficilissimo, ma di un cessate il fuoco che consenta di discutere quali sono le possibili realistiche vie d'uscita dal conflitto e soprattutto che trattenga chiunque dalle tentazioni di un'escalation. Volevo fare solo una notazione molto semplice. Vi ricorderete che pochi giorni fa c'è stato un importante scambio di prigionieri, perché c'erano i comandanti del battaglione Azov da una parte e un oligarca ucraino amico di Putin dall'altro. Beh, evidentemente i due nemici si sono parlati, hanno dovuto concordare l'entità dello scambio, il luogo, l'ora. Ci vorrebbe che qualcuno insista per alzare il livello del negoziato, non per alzare il livello dello scontro. Io dico, si possa pure pensare armi e sanzioni, ma poi qualcosa di più nei termini negoziali va fatto. Ecco, e vediamo, speriamo che la diplomazia, quella dei negoziati, quella che può condurre alla pace, ritrovi la parola. Io ringrazio Toni Capuozzo, spero di riaverti in trasmissione prestissimo, che ci ha aiutato a mettere a fuoco quello che diventa difficile comprendere. Adesso noi cambiamo pagina, non totalmente però, perché l'Ucraina ha fatto sapere che per continuare ad assicurare energia, erogare energia
energia ai suoi cittadini in questo momento così difficile, non la esporterà più in Europa, almeno per il momento, e questo rende più difficile una situazione già abbastanza grave. Allora io voglio dare il benvenuto a Simona Bastari, amministratrice di condominio. Dottoressa Bastari, è un piacere riverla qui a Siamo Noi. Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, dottoressa Bastari, in passato con lei abbiamo parlato del progetto bellissimo del condominio felice, come rendere felici i condomini, un'impresa tutti insieme ardua, ancora più ardua in un momento come quello in cui che viviamo, in cui le bollette stanno aumentando, è una curva in risalita e soprattutto aumenta anche il numero dei morosi, dei condomini che non possono pagarle. Purtroppo è vero. Grazie a voi, ciao. Grazie Tony, grazie davvero. Purtroppo è vero, abbiamo visto e abbiamo già assistito ai primi aumenti, ma da ottobre, da questo mese, assisteremo a nuovi aumenti che mettono a repentaglio le tasche dei cittadini e questo porterà sicuramente ad un aumento della morosità dei condomini. Ecco, adesso vedremo che cosa voi vi aspettate, guarderemo meglio nell'allarme che state lanciando e ci porremo una domanda proprio subito dopo la pubblicità. Noi ci chiederemo se è possibile che per pochi morosi si interrompa l'erogazione di luce, di gas o si tolga il riscaldamento a un intero condominio. I tempi stanno cambiando, ma insomma cercheremo le risposte qui a studio. A tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di bollette sempre più care e di condomini, di persone che fanno, stanno facendo e faranno sempre più fatica a saldarle, tanto che le associazioni degli amministratori di condominio stanno lanciando un allarme sulle conseguenze di tutto questo. Io voglio dare il benvenuto a un'altra ospite che ci ha raggiunto, che è collegata con noi, che è Ilaria Bertini, direttrice del, non la vedo ancora inquadrata ma insomma sono fiduciosa, del Dipartimento Enea, ecco, l'efficienza energetica, che oggi ci farà capire anche come contenere il più possibile i consumi e naturalmente in questo modo abbassare anche i costi dell'energia. Torno però dalla nostra amministratrice di condominio, torno da Simona Bastari. Dottoressa Bastari, abbiamo parlato di un allarme che voi state lanciando. Allarme per cosa? Ci faccia capire bene. Approfondiamo. L'allarme perché nel momento in cui abbiamo messo mano ai nuovi preventivi, soprattutto per condomini con riscaldamenti centralizzati, abbiamo chiaramente dovuto aumentare di parecchio il preventivo. Nel momento in cui abbiamo presentato ai condomini questi nuovi preventivi con delle rate per loro difficili da affrontare, la domanda è stata ma noi comunque non ce la facciamo, come possiamo fare? E l'unica risposta da parte mia è stata inizialmente un po' ironica, ma poi seria, teniamo spento il riscaldamento. Nel senso, rispetto alle 12 ore che erano prima il massimo nelle Marche, per esempio, certo, nel centro Italia, adesso scese a 11 con la circolare del ministro per la transizione ecologica, noi in molti condomini abbiamo deciso di stare accesi per 8 ore al giorno. Quindi in qualche modo cercare una forma di risparmio là dove è possibile. Sì. E poi con tante altre magari piccole iniziative come quella di sensibilizzare il condomino magari a non prendere l'ascensore. Ecco, se ma non poi ne parliamo, poi questo lo mettiamo bene in luce. Io vorrei adesso capire proprio l'entità del problema, poi vediamo anche le soluzioni. E prima di riprendere questa nostra riflessione faccio un passaggio con Simone Lombardo. Simone. Allora Gabriella, abbiamo parlato di bollette, ma attenzione perché anche l'acqua nelle case sembra essere a rischio. Sì, perché arriva dall'acquedotto pugliese, il più grande d'Europa, cioè per farvi capire stiamo parlando di 20.000 chilometri di rete idrica. Qual è il punto? Che per immettere l'acqua nella rete idrica vengono utilizzate delle pompe che hanno chiaramente dei consumi importanti e adesso che con l'aumento dell'energia i costi sono più che raddoppiati. E a proposito di costi, noi vogliamo come ogni giorno coinvolgervi, allora mi raccomando, visto che nel corso della puntata parleremo appunto di utenze staccate, raccontateci le vostre storie o quelle dei vostri amici o parenti, insomma partecipate alla puntata di Siamo Noi. In che modo? Lo sapete? Abbiamo il nostro numero WhatsApp 348 3070 345, ma potete interagire con noi
anche su tutti i nostri social, che sono sempre a vostra disposizione, quindi Instagram, Facebook e Twitter. Grazie, grazie Simone. Allora, dottoressa Bertini, oggi noi parleremo di bollette, parleremo di soldi, di come possiamo attrezzarci per reggere l'urto della crisi energetica. Può intanto così anticiparci quanto, il come lo vediamo dopo, ma quanto si può riuscire davvero a risparmiare in termini di consumo seguendo alcuni comportamenti virtuosi? Qualcosa iniziava a accennarci anche la nostra amministratrice, ma ripeto, questo lo vedremo poi meglio dopo. Buongiorno a tutti. Il nostro studio, che poi è stato alla base anche del decreto ministeriale di cui faceva riferimento l'amministratrice, ha dimostrato che con quelle misure che sono indicate lì e che quindi, come abbiamo sentito dall'amministratrice, sono molto conservative, perché c'è chi è disposto anche a essere ancora più virtuose, Virtuoso aveva, ci permetteva, aveva dato una stima di risparmi pari a 2,7 miliardi di metri cubi. Che cosa significa? Perché delle volte questi numeri potrebbero non essere ben chiari. Ecco, consideriamo che il risparmio che dalla Comunità Europea ci è stato chiesto, quel famoso 15%, che poi nel caso dell'Italia si è ridotto all'8%, si parla di 6-7 miliardi, quindi diciamo che sarebbe un risparmio considerevole rispetto al target, agli obiettivi che la Comunità Europea ci ha chiesto. In più abbiamo potuto dimostrare che utilizzando alcuni buone abitudini e comportamenti virtuosi, in percentuali conservative rispetto al numero delle famiglie italiane e dei loro componenti, si può ottenere su tutti i vari elettrodomestici che abbiamo in casa e usi domestici, si può arrivare anche a 5 miliardi di risparmio. Quindi cifre importanti e che mi permetto di dire ovviamente hanno un impatto immediato sulle bollette, ma hanno anche un impatto immediato poi quello che è il percorso di transizione energetica e che noi abbiamo anche intrapreso, quindi un percorso che inevitabilmente era necessario prendere. Lei è stata proprio chiara, grazie dottoressa Bertini, è stata molto chiara. Torno a guardare dentro il condominio, dottoressa Bastari, perché fino a qualche anno fa, diciamo, di fronte al condomino moroso c'era, diciamo, una certa elasticità, i distacchi non avvenivano subito, comunque c'era la possibilità di risistemare la questione. Posso chiederle se adesso voi temete, se lo può fare, che il gestore di luce, di gas, a fronte di alcuni condomini morosi, può distaccare tutta l'utenza, tutto il condominio? Per esempio, privare un condominio dell'elettricità perché ci sono 3 condomini morosi? Certamente, perché nel momento in cui l'amministratore non paga la bolletta, le bollette, perché ha una mancanza di cassa, a prescindere dal numero dei condomini morosi, l'azienda fornitrice stacca o di energia elettrica o di metano o di gas metano. Lo stanno facendo, ecco, le chiedevo non hanno se lo state già vedendo. Sì, io ne ho avuto in realtà uno, ne ho avuto già uno e le aziende non hanno nessuna pietà in questo momento. Posso chiederle quanti erano i condomini 34 morosi? Unità immobili. No, ok. Rispetto alle 34 unità? Ok, diciamo che era una parte, era una cosa che si trascinava da un pochettino di tempo proveniente da un'altra amministrazione condominiale. Però ha prodotto questo risultato. Ha prodotto il risultato di vedersi staccato in un periodo dell'anno dove magari una settimana senza acqua calda non è un grosso problema, averla a dicembre con la neve è un problema enorme. Grazie, grazie dottoressa Bastari. Poi torniamo anche su questo perché voglio salutare un altro ospite che ritorna a Siamo Noi, che è Don Umberto Rotili, parroco della Chiesa della Madonna della Misericordia di Fabriano. Don Umberto, felice di ritrovarla. Salve.
Allora, Don Umberto, ho detto ritrovarla. Ben trovata. Ben trovata anche lei. Ho detto ritrovarla perché già diversi anni fa lei ci raccontò un bel progetto che avete messo in piedi, un progetto di accompagnamento delle persone più fragili anche al pagamento delle bollette. Ecco, chi erano quelle persone fragili? Sono gli utenti del nostro punto di ascolto di Caritas parrocchiale. Noi abbiamo rivolto un'attenzione speciale agli anziani, soprattutto quelli che vivono soli, perché nella nostra parrocchia sono tantissimi, e abbiamo cercato di studiare per loro un aiuto che possa essere incisivo, anche perché tanti di loro hanno i figli lontani, le famiglie che vivono fuori per lavoro e quindi sono qui da soli. E ci sentiamo un po' responsabili, ecco, di poterli sostenere e aiutare. Secondo me una delle emergenze a cui tanti non pensano è proprio quella degli anziani che vivono soli, abituati ai loro ritmi, all'utilizzo del riscaldamento 24 ore su 24 e a tante altre piccole cose in casa, che quando si vedranno arrivare le bollette a fine mese non riusciranno a pagarle con la pensione minima che alcuni hanno. Senta, Don Umberto, lei ha detto, io le ho chiesto chi erano, lei ha detto sono, insomma, l'ha spostata al presente, perché probabilmente, poi me lo conferma lei, questo numero di persone fragili non solo è confermato ma anche aumentato. Sì. Ma a fronte delle grandi difficoltà del momento, voi riuscirete a continuare a sostenerli anche nel pagamento delle bollette? Stiamo cercando con il Vescovo e con la Diocesi di trovare dei canali di approvvigionamento per le emergenze che si verificheranno e che siamo certi arriveranno, per cui il Vescovo ha già stanziato dei fondi apposta per questo. Ecco, quindi insomma vi state preparando, state già guardando al dopodomani. Sì. Allora io ringrazio Umberto Rotili, che spero di ritrovare, anche perché è evidente che di povertà energetica continueremo ad occuparci e vogliamo anche vedere quelle soluzioni e quei progetti che funzionano e che possono essere messi in essere altrove, diventare virali, come ci piace dire. Allora, ancora arrivederci Don Umberto e grazie, e noi andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo, arrivederci, ci ritroviamo qui perché vogliamo darvi altre informazioni e anche cercare delle vie, trovare dei suggerimenti utili a fronte di questa grande, grave crisi energetica. Tra pochissimo. Eccoci qui in studio. Quanta preoccupazione c'è veramente per l'aumento delle bollette, del gas e della luce? La nostra Antonella Ferrara ha cercato di sondare gli animi in una città che in Italia è tra quelle che in inverno raggiungono temperature molto rigide, vale a dire a Torino. E allora vediamo. È preoccupata per i rincari delle bollette? Certo che sì, essendo una casalinga sono molto preoccupata, perché in famiglia siamo in cinque, io ho tre figli, quindi siamo veramente preoccupati. È un disastro, è veramente un problema per tutte le famiglie, per tutte le persone, i pensionati, chi lavora, proprio è veramente un disastro. Le luci stiamo sempre a controllare di spegnerli, anche di non lasciare le spine, sai, del cellulare, tutti questi accorgimenti sì, abbiamo incominciato a mettere in pratica. Sono in una casa che in affitto, e allora la padrona di casa deve accenderle più tardi e spegnerle prima. Ha paura di avere freddo quest'anno? Un pochettino sì. I consigli che danno sono quelli di mettersi il cappotto in casa, si andrà a tagliare qualche alberello nei boschi. Non uso tanto più il forno microonde, la lavastoviglie. Io ho mio marito con l'Alzheimer e quindi devo avere perlomeno un po' di calore in casa, ecco. Si riduce il consumo di tutto, si tengono spenti gli elettrodomestici quando non servono. Come si aspetta il prossimo inverno? Male. Molto freddo, austerity, si torna agli anni 70.
Allora, li abbiamo sentiti, gli italiani intervistati dalla nostra Antonella Ferrara, Bertini, non tutti hanno proprio le idee chiare, la preoccupazione la condividono tutti, ma le idee non sono sempre chiare e facevamo già prima riferimento alla circolare del Ministero della Transizione Ecologica, quello che ci ha dettato le nuove regole. Per esempio, dottoressa Bertini, il riscaldamento dovrà essere ridotto di quanti gradi? Di un grado, per decreto è un grado, e diciamo che questa è sicuramente la misura che fra tutte permette di ottenere i maggiori risparmi e comunque anche dalle simulazioni che noi abbiamo svolto certamente non è una misura che possiamo definire emergenziale, cioè possiamo rassicurare i nostri ascoltatori che sarà abbastanza, diciamo, indolore rispetto invece ai consumi. Quindi invito tutti a magari cogliere l'occasione di mettersi un maglione in più, sì, e rispondere invece a questo, diciamo, a questo invito, perché ne gioverà moltissimo il risparmio in bolletta. Come diceva, insomma, quel signore, ci metteremo il cappotto a casa. Se lo stanno domandando tutti, anche noi qua in studio, ma chi è che controlla se nelle case c'è un grado in meno? Guardi, il controllo lo facciamo noi stessi, anche perché è impensabile che in 27 milioni di appartamenti, come sono più o meno i nostri in Italia, ci possa essere in 6 mesi un controllo. Però proprio a questo proposito, chi ha letto il decreto avrà anche visto che l'Enea a breve metterà un vademecum nel quale daremo istruzioni semplici e chiare per l'utilizzo poi delle caldaie e delle valvole termostatiche. Questo ci può aiutare, questo ci può aiutare, ma dottoressa Bastari, non è che poi alla fine il controllo tocca farlo a voi amministratori di condominio, che se vedete, insomma, che questi consumi schizzano e aumenta anche il numero dei morosi con l'aumento dei costi delle bollette, tocca girare di casa in casa a convincere i condomini. Allora, lei lo fa già, quello di parlare con i condomini? Sì, io parlo con i condomini e naturalmente controllo ciò che è centralizzato. Non è pensabile, certo, che noi amministratori possiamo entrare nelle case e controllare le temperature. Sì, certo, ma anche perché aumenterebbe il costo per il consumatore, perché chiaramente spetterebbe un compenso, no? Quindi sarebbe veramente improponibile. Senta, dottoressa Bertini, sì, intanto l'aspetto importante è che, sì, il responsabile dell'impianto non è l'amministratore, è il terzo, certo, responsabile, cioè un tecnico. Certo, e anzi, certo, proprio per questo vorrei sottolineare, se me ne dà la possibilità, che nessuno dei condomini deve andare nella zona tecnica a mettere mano sull'impianto, perché sarà l'azienda di manutenzione, il terzo responsabile, a farlo. Ha fatto bene a sottolinearlo, non diamo nulla per scontato, però qualcosa di utile può essere fornire degli accorgimenti. 3 accorgimenti, dottoressa Bertini, per tenere bassi i consumi. Il primo è per coloro i quali hanno le valvole termostatiche e quindi il centralizzato con le valvole termostatiche, abbassare anche solo di un numero, perché loro nella maggioranza dei casi hanno delle valvole che segnano dei numeri da 1 a 5, rispetto 1 o 2 rispetto all'anno scorso, soprattutto nelle stanze meno usate. E benissimo, poi ancora, se abbiamo la caldaia per l'acqua calda sanitaria, abbassare la temperatura dell'acqua calda, e si fa molto semplicemente sul cruscotto della caldaia. Anche per questo, sì, noi daremo un'istruzione molto, sì, molto chiara. E ancora utilizzare, come ha detto la signora nel servizio, elettrodomestici come la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico, ridurre il numero settimanale e utilizzare dei programmi a bassa temperatura.
Grazie, grazie dottoressa Bertini. E passo la parola a Simone, perché ci stanno scrivendo naturalmente in tanti. Permettetemi il gioco di parole, ma è un tema caldo questo qui, perché quando si parla di spese condominiali i nostri telespettatori scrivono e come. Ci scrive appunto Anna Maria: le notizie di bollette da capogiro sono all'ordine del giorno e i morosi ci sono e come. Mi spiace, ma su questo non transigo. Niente morosi, si tira la cinghia e si paga. E poi ci scrive Paolo: bisogna andare avanti tutti insieme, c'è poco da fare. Ma chiedo, è realistico che un anziano con la pensione minima possa pretendere il riscaldamento acceso 24 ore su 24? E poi Daniela: è successo a mia figlia, lei vive da sola da un anno in affitto e si è ritrovata con le utenze staccate. Nella palazzina c'erano diversi casi di condomini morosi. E chiudiamo con Angela. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori, ma tra inflazione e costi alle stelle, dove andremo a finire? Io e mio marito viviamo con la pensione, ma tutto sommato ci arrangiamo. Ma chi ha uno stipendio soltanto o chi è in cassa integrazione? Come fa? Ecco, questa è una grande domanda, grazie Simone. Ecco, per contrastare la povertà energetica, nello stesso modo per arrivare a una maggiore efficienza energetica, una strada c'è, una strada che passa anche dalla condivisione delle risorse. E allora io voglio dare il benvenuto a Don Umberto della Versana, parroco di Sant'Angela Merici, che è collegato con noi da Brescia. Ben arrivato, Don Umberto. Grazie. Allora, grazie. Don Umberto, voi ci credete che si può fare, che possiamo noi fare, credete all'efficienza energetica così tanto che state proprio adesso, insomma, impiantando, avete iniziato già da un po', dei pannelli fotovoltaici sul tetto della parrocchia. A cosa vi serviranno? Allora, facciamo una premessa. Tutto nasce dalla Laudato Si di Papa Francesco e dalla settimana dei cattolici italiani di Taranto, ecco, della fine dell'anno scorso, del 2021, laddove si invitano appunto a creare delle comunità energetiche rinnovabili, possibilmente una in ogni parrocchia. In realtà noi non abbiamo ancora iniziato a montare i pannelli fotovoltaici sul tetto della chiesa, però questo è il progetto. Si tratta di creare appunto delle comunità energetiche, partendo dalla parrocchia come capofila e aprendole a tutta la comunità. Ecco, quindi in questo senso salvaguardare il creato, tutelare l'ambiente, risparmiare e quindi riuscire, ecco, in questo senso anche con l'energia prodotta in surplus a rivenderla ed avere un riscontro che può essere utilizzato anche a favore dei più poveri o che può essere appunto a beneficio, attraverso un progetto che andiamo a condividere, sì, insieme, delle altre attività. Ecco, ci sta esponendo questo progetto con così tanta serena determinazione, insomma, che immagino farete abbastanza in fretta. Posso chiederle, i parrocchiani, voi avete portato questo messaggio che ci arriva anche dalle encicliche di Papa Francesco, ma da Taranto ci diceva, a casa, i parrocchiani come si sono sentiti motivati? Come hanno risposto e stanno rispondendo? Allora, è presto per poterlo dire pienamente. Noi intanto abbiamo sentito il consiglio pastorale parrocchiale e diverse persone, sia nel consiglio sia al di fuori, sono più che favorevoli. Si tratta però di capire esattamente quali potranno essere i collegamenti. Per ora ci sono dei decreti attuativi, ma non sono ancora completi. Ecco, sono il decreto legislativo 199 del 2021. Riguarda, ecco, le cabine secondarie, le cabine più vicine a noi, quindi ci sono dei limiti fisici. Però contiamo appunto che questi decreti escano e si possa allargare sempre di più la cerchia. L'obiettivo minimale sono appunto 200 kW, circa 1500 metri quadrati di pannelli solari. E la parrocchia, insieme con le persone vicine, con il circolo acqua, ce la può fare da questo punto di vista. E stiamo cercando appunto sempre di più di fare opera però di sensibilizzazione, quindi riuscire da questo punto di vista sempre meglio ad avere appunto persone che concordino. E i primi riscontri sembrano positivi, c'è interesse insomma. Senta, salutandola, per lei personalmente, perché è importante portare avanti questo progetto, arrivare a creare una comunità energetica dove c'è già una famiglia, una parrocchia? Certo. Ma perché, voglio dire, è il mandato che ci viene dato, cioè avere uno sviluppo sostenibile, salvaguardando il creato. Dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi, alle generazioni dopo di noi, un mondo il più possibile che sia davvero a misura, ecco, di vita e di una vita piena. Quindi non sciupiamo, ecco, queste risorse. Non abbiamo molto tempo davanti a noi, siamo ancora in tempo per agire, per intervenire, ma il tempo si restringe sempre di più. Quindi anche attraverso questi strumenti forse possiamo dare un contributo
a salvaguardare il creato, l'opera di Dio che ci ha donato. Grazie Don Umberto, poi insomma quando avrete messo i pannelli grazie verremo a farvi visita. Allora, siamo in conclusione, certo. Dottoressa Bastari. Torniamo a quello che, anzi restiamo su quello che possiamo già fare adesso noi. Intanto in diversi condomini ci sono, e un po' tutti abbiamo esperienza di questo, luci accese tutto il giorno in ogni pianerottolo, nell'androne anche in pieno giorno e non solo. Lei parlava degli ascensori, noi in Italia credo siamo il secondo paese al mondo, sì, per uso di ascensori, sì, e ci dimentichiamo che l'ascensore consuma parecchio. Sì, oltretutto siamo il secondo paese al mondo e siamo anche con un parco ascensori piuttosto vecchio, quindi che consuma molto energeticamente. E quindi perché evitare di utilizzarlo magari per coloro che sono più giovani, che vogliono anche mantenersi in forma, no? Oltre alla palestra si possono anche fare le scale e quindi utilizzare l'ascensore solo effettivamente in caso di necessità. In merito alle luci, intanto sostituirle con luci a LED, che sono quelle che ti permettono di risparmiare, e temporizzare le varie luci negli androni, nei cortili, nei quelle tunnel, quelle luci quindi garage, che funzionano quando entriamo? Quando entriamo, cioè quando rileva diciamo la presenza delle persone, o metterli proprio a tempo per esempio fare in modo che il condomino arrivi fino all'ultimo piano e faccia tutto il vano scale, insomma con un tempo giusto di percorrenza. Quindi un piccolo investimento che però poi... Sì, che però ci porta ad un buon risparmio, perché ognuno di noi deve fare un pezzettino di qualcosa. Allora, io ringrazio la dottoressa Bastari, ringrazio anche la dottoressa Bertini che ci hanno accompagnato in questa riflessione veramente importante. Dobbiamo attrezzarci e possiamo farcela. Grazie a tutti voi. Noi torniamo puntuali domani e vi aspetteremo qui in studio alle 15:15.